col suo San Biase non si ferma più. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera. E allora oggi una partita neanche troppo semplice, perché comunque il Trebisa c'è fame di punti, è arrivata una vittoria convincente, questa squadra cresce bene. Sì, sì, innanzutto ringrazio, non ho ascoltato le parole di mister Mancini. Ah, male, 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 male. ho ascoltato le tue, quindi lo ringrazio. Per quanto riguarda la partita di oggi, sì, sì, non è mai facile, soprattutto quando comunque trovi squadre che lottano per un obiettivo, contro gli Trebisacci, che è quello della salvezza. È una squadra che ha un potenziale offensivo importante, perché comunque giocatori come Naieri, Cavantucci, Alassani sono giocatori che possono farti male da un momento all'altro. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi stare lì sempre lì concentrati. Poi abbiamo trovato sempre con Perri il raddoppio a fine primo tempo e poi al secondo tempo siamo stati bravi, diciamo, a chiuderla definitivamente. Vincenzo? Io guardo sempre i numeri, chiaramente, perché sono, secondo me, danno un significato giusto anche a Pannello, alla sua squadra. Ho visto che oggi ha battuto finalmente il record dei quattro risultati utili consecutivi. C'era riuscito all'inizio per tre volte, era arrivato a quattro, adesso è arrivato al quinto risultato utile consecutivo. E forse è arrivato nel momento giusto, mister, è quello che serve adesso al San Biase, è quello di avere la continuità di aggrapparsi a questi playoff che non sono tanto lontani. Sì, ma se ben ricorda ne abbiamo parlato spesso, sì, certo. Nel senso che se non trovi quella continuità di risultati non puoi permetterti e avere il lusso di guardare con gli occhi un pochettino in su. La partita di oggi, come ho detto domenica scorsa, sempre trasmissione da voi, per noi era fondamentale, perché ci avrebbe detto che tipo di campionato avremmo potuto fare da questa giornata in poi, nel senso che con la vittoria di oggi, diciamo, abbiamo messo parecchi punti, diciamo, dalle squadre che si trovano, diciamo, impallegate per la lotta alla salvezza, e possiamo con un occhio, diciamo, cominciare a guardare in maniera più approfondita quello che è il discorso playoff. Mister Quattrone. Sì, buonasera mister. Allora, posto come hai detto bene tu, che io ho seguito, insomma, perché ho un mio caro amico che lavora lì con te, che è il prof Lazzaro. Sì. e ti ho seguito, insomma, abbastanza da vicino, perché avevo avuto, insomma, sentore che la tua squadra fosse giocasse un bel calcio. In effetti ho visto un paio di volte e questo è. È chiaro che ho posto che chiaramente in questo momento, con questa vittoria, probabilmente, come hai detto bene tu, ti sei messo definitivamente al riparo, ecco, da quella che poteva essere un problema di classifica, nel senso di play-out, che sicuramente non era quello che era nei programmi che avevate avuto già da inizio campionato, perché la squadra credo che fosse stata costruita non per retrocedere, sicuramente non per lottare per la retrocessione, ma per fare una salvezza almeno tranquilla. Però oggi, alla luce di quello che sono stati, ecco, i risultati che stai ottenendo, e alla luce di quelle che saranno le partite che dovrai affrontare, con la griglia playoff lì ormai a portata di mano, credo che possa essere il fatto che siate un po' più sereni, o comunque non abbiate, tra virgolette, nulla da perdere, può essere un qualcosa che vi darà quello stimolo in più per essere veramente la mina vagante di questo campionato. Io penso sempre che, lo dico spesso ai ragazzi, che bisogna, nella vita e quindi in questo caso nello sport, bisogna essere ambiziosi. Se si è raggiunto a questo punto, diciamo, del campionato, questa possibilità di giocarci l'accesso ai playoff, sarebbe un peccato non farlo, sarebbe, diciamo, un qualcosa di poco professionale da parte nostra. Quindi, siccome a me piace essere, sono una persona ambiziosa, una persona a cui piace comunque quello che faccio, cercheremo attraverso il lavoro settimanale di far sì che comunque i ragazzi, sull'onda dell'entusiasmo, facciano di tutto per cercare di raggiungere questo traguardo, che per noi, come diceva lei, comunque nessuno ci ha chiesto nulla. Prima ho parlato di allontanamento, diciamo, della zona dei bassi fondi, perché io non dimentico quando, nonostante i tanti, diciamo, gli attestati di stima, i punti li prendevano gli altri. E questo
da un lato ti può fare enormemente piacere, però lei sa benissimo che poi dopo conta la classifica, contano i punti. Quindi adesso abbiamo diciamo un pilotto di risultati positivi che secondo me poteva essere pure qualche punto in più, però ci prendiamo quelli che abbiamo raccolto da martedì. Beh, si guarda al futuro con un po' più di ottimismo, dai. Sì, con un po' di più di tranquillità, di positività, sì. Di chiamiamolo ottimismo, sì. Chiamiamolo così, anche perché la mia è una squadra con tanta ambizione, mister, perché è giusto così. No, ma una cosa sulla quale premo dal 5 agosto, dal giorno che abbiamo. Ma non esiste sport senza ambizione, mister, no, questo bisogna, lo sai bene. Ma nella vita bisogna essere ambiziosi, nello sport, quindi è giusto. Bisogna sempre puntare al massimo. Sì, credo proprio di sì, credo che soprattutto nello sport non puoi non fare. Non avere questo spirito. Assolutamente sì, complimenti ancora. Grazie mister Fanello.